Avrà luogo domenica 7 maggio la staffetta dell'umanità, organizzata dal noto conduttore televisivo Michele Santoro, e alla quale anche i pacifisti e i laici comboniani di Agrigento hanno aderito. La staffetta dell'umanità attraverserà l'Italia, da Aosta a Lampedusa, per camminare insieme, unire l'Italia contro la guerra in Ucraina e riaccendere la speranza. Questo è l'appello lanciato da Michele Santoro, conduttore televisivo, raccogliendo decine di firme da padre Alex Zanotelli a Fiorella Mannoia e tanti altri. Ad Agrigento, a iniziare dalle ore 12, il percorso andrà da Piazza Pirandello, municipio, quindi via Atenea, Viale della Vittoria, sino a Piazza Cavour. Invito le persone di buona volontà a partecipare a questa camminata per dire forte basta guerre. Questo quando dichiarato da Angelo Pilanio, laico comboniano. L'appello è il risultato di un'aggregazione di moltissimi intellettuali e non solo intellettuali che hanno deciso di far valere l'opinione pubblica contraria a qualunque forma di partecipazione belligerante dell'Italia alla guerra tra Ucraina e Russia. Quindi è una presa di posizione molto netta ed è anche un invito ai leader che si sono espressi contro l'invio di armi in Ucraina a prendere una posizione più decisa in questa direzione. Noi siamo convinti che l'Italia possa svolgere un ruolo fondamentale per la pace se esce dalla guerra. Quindi l'Italia deve esprimere tutta la sua solidarietà nei confronti dell'Ucraina e in qualsiasi forma non armata, come la nostra Costituzione recita. Quindi questo è il nostro appello. Per quanto riguarda la staffetta, è un tentativo molto ambizioso perché non si tratta di convocare una piazza, cosa che è molto più facile, ma di presidiare con una linea continua circa 4.000 chilometri in Italia, congiungendo non solo Aosta a Lampedusa idealmente, ma congiungendo anche con linea tutta una serie di affluenti di questo fiume principale che partono da Trieste, che partono da Milano, che partono da Cagliari.